Gloria a Dio, come reagisci, cosa pensi quando incontri qualcuno che rifiuta categoricamente la parola di Dio? Quando incontri qualcuno che rifiuta categoricamente il messaggio che tu gli stai portando, la testimonianza di fede che stai cercando di condividere? Purtroppo questo accade, è sempre accaduto. Noi siamo chiamati a seminare e naturalmente Gesù insegnò che non tutta la semenza cade in un buon terreno. Ciò nonostante non dobbiamo demordere, non dobbiamo rinunciare, dobbiamo continuare a seminare e non arrabbiarci contro coloro che rifiutano, respingono la parola di Dio, la nostra testimonianza, ma esprimere compassione per i perduti. Questo sarà un pochino il tema di questa breve meditazione. E vogliamo attingere presso la parola di Dio, nella parola di Dio, andando al Salmo 119, leggeremo solo due versi, il verso 135 e il verso 136. Sta scritto: fa risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi statuti. Fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi perché la tua legge non è osservata. Vedete, anche il salmista in qualche modo nel suo tempo vedeva e considerava che alcuni non osservavano la legge di Dio, rigettavano la legge di Dio, e lui qui si esprime in un modo toccante, parla di fiumi di lacrime che scendevano dai suoi occhi perché la legge del Signore non era osservata. Vedete, vi erano due condizioni interiori che realizzava il salmista, cioè gioiva, si rallegrava quando vedeva alcuni che osservavano la parola di Dio, che realizzavano l'amore di Dio, la via di Dio, la luce derivante dalla parola di Dio, ma dall'altra parte si rattristava quando considerava gli uomini che si ribellavano al Signore. Fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi perché la tua legge non è osservata. Una cosa che è chiaro dobbiamo considerare, che è chiara e dobbiamo considerare, è che la parola di Dio fa la differenza nella vita. Io credo che tutti quanti noi possiamo andare indietro, almeno noi che conosciamo il Signore, che abbiamo eletto Gesù come Salvatore e Signore della nostra vita, se andiamo indietro nel tempo possiamo veramente considerare come l'arrivo della parola di Dio nella nostra vita ha fatto la differenza, ha fatto la differenza nella nostra esistenza. Qui il salmista parla di coloro che rifiutano la parola di Dio. Cominciò a pensare a quanto fosse meravigliosa la parola di Dio e quanto meravigliosa fosse la sua vita nella parola. La nostra vita nella parola è un'opera d'arte, è un capolavoro di Dio se noi veramente rimaniamo fermi nella parola del Signore. Poi considera quelli invece che stavano opprimendo, che la stavano rigettando, che stavano rifiutando la parola di Dio, e considera la sua vita. E lui ringrazia il Signore perché la parola di Dio nella sua vita stava facendo la differenza. Paolo non perse mai di vista questa verità. L'apostolo Paolo ricordava quando era dall'altra parte, quando era ancora perduto, e ringraziava il Signore perché lungo la via di Damasco Gesù si è rivelato a lui e da quel momento la sua vita è cambiata. Io credo che tutti noi abbiamo da ricordare di tanto in tanto che siamo quel che siamo per la infinita grazia di Dio, e che l'arrivo di Dio nella nostra vita, l'arrivo della parola di Dio nella nostra vita ha fatto e continua a fare la differenza. Vedete, anche un'altra cosa che si presenta qui, che ci viene comunicato in questo testo, è la sensibilità, una sensibilità operante. Non rimane indifferente il salmista dinanzi a coloro che rigettano la parola di Dio. Non è possibile rimanere insensibili, indifferenti dinanzi al peccato che avanza, alla malvagità che dilaga, dinanzi ai perduti che si stanno dirigendo verso l'inferno. Come cristiani siamo chiamati a fare quanto è nelle nostre possibilità
per arginare il male che avanza e il peccato che continua a dilagare nella nostra società, siamo chiamati a fare il possibile affinché quanti si stanno dirigendo verso l'inferno e la morte eterna possano cambiare direzione e volgere le spalle al peccato e abbracciare la croce di Cristo Gesù, il Signore della nostra vita. Dinanzi a queste cose il Signore si aspetta da noi che siamo Suoi figlioli e che siamo coerenti con la chiamata che ci è stata rivolta. Oh, dinanzi al peccato dilagante nel mondo, dinanzi ai peccatori che continuano ostinatamente a percorrere la via della perdizione, il Signore ci chiede che almeno facciamo due cose. Prima di tutto che predichiamo il Vangelo. Gesù, prima di ascendere al cielo, diede questo grande mandato ai Suoi discepoli. Disse: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Noi siamo chiamati a predicare il Vangelo della grazia, perché, dirà Paolo, è piaciuto a Dio salvare i credenti per mezzo della pazzia della predicazione. E un'altra cosa che ci viene chiesta, oltre a predicare il Vangelo, è di vivere il Vangelo. Mettete in pratica, dice l'apostolo Giacomo, la parola, e non ascoltatelo soltanto illudendo voi stessi. Gloria al nome del Signore. Oh, noi dobbiamo avere compassione per i perduti, dobbiamo veramente intercedere per i perduti, dobbiamo predicare ai perduti, ma soprattutto dobbiamo testimoniare con la nostra vita coerente ai perduti affinché possano comprendere che la parola di Dio veramente fa e può fare la differenza anche nella loro vita. E poi un'altra cosa che vediamo qui nell'esperienza del salmista sono queste lacrime di compassione. Fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi perché la tua legge non è osservata. Piangeva il salmista, piangeva nel vedere disprezzata la legge di Dio, ma credo che piangesse anche nel vedere le conseguenze che avrebbero subito coloro che stavano disprezzando la legge del Signore. O qualcuno qualche volta ha detto, direbbe ancora, che i veri uomini non piangono. Io credo che a volte i figli di Dio piangono. Gesù Cristo stesso, dice la Scrittura, pianse. Le lacrime non furono mai lontane dagli occhi di Gesù. Guardò nei cuori, guardò nelle case delle persone e ciò che vide gli spezzò il cuore. Noi vogliamo avere compassione per coloro che ancora stanno camminando sulla via della perdizione. Questa compassione che ebbe Gesù, che non è soltanto un constatare quel che accade, la compassione è amore in azione, mettersi a fianco di chi soffre col fermo proposito, col fermo desiderio di aiutarlo a venire fuori da quella situazione. Se noi vogliamo metterci al fianco di coloro che stanno soffrendo a causa della loro condizione di peccato, per aiutarli nella loro condizione a venire fuori dalla situazione che stanno vivendo, c'è un solo modo: è predicare loro il Vangelo, vivere il Vangelo, affinché possiamo offrire ai peccatori un'alternativa alla vita che loro stanno vivendo. E per noi questa alternativa ha un nome: è Cristo Gesù, il Signore. Gloria al nome del Signore. Oh, vogliamo chiedere a Dio: metti in noi compassione per i perduti, metti in noi compassioni per coloro che ancora sono lontani dalla tua via, affinché possiamo noi essere quei strumenti che annunceranno l'infinita straordinaria grazia tua. Oh, la parola di Dio è meravigliosa e per noi è l'unica guida autorevole, è l'unica sorgente di salvezza. L'abbiamo fatta nostra, ma vogliamo comunicarla agli altri, vogliamo condividerla con gli altri affinché altri possano ricevere salvezza e vita eterna. Camminiamo nella parola di Dio, troviamo soddisfazione nella parola di Dio, annunciamo la parola di Dio ai peccatori, perché è l'unica fonte di salvezza. Noi oggi vogliamo chiedere a Dio: Signore, dacci compassione per i perduti, soprattutto Signore, dacci compassione prima di tutto per i perduti che sono a casa nostra, affinché possiamo essere una testimonianza per loro e possano anche loro ricevere salvezza e vita eterna. Il Signore ti benedica.